Sei in ascolto di RDA Radio 1 Circuito Spreaker dal tuo motore di ricerca. Puoi trovarci con un solo clic sul tuo PC digitando www.spreaker.com/user/Roberto De Angelis. Musica, attualità e molto di più. RDA Radio 1 Circuito Spreaker, la tua radio web. E bentornati in diretta e veramente in compagnia di Gianluigi Leoni. Ormai sono tanto tempo, più di 246 puntate con quella di stasera che vi faccio compagnia. Lo faccio veramente con tanta passione, con tanta voglia di raccontare, perché qui a Radio Vacanze le gente di viaggio si incontrano tra di loro ed è importante, ma anche non dimentichiamo le persone che invece usufruiscono delle nostre informazioni, delle nostre professionalità. È normale che si trovano. Ciao! Eccola là, la Raffaella, già in diretta, Raffi, senza problemi proprio. Wow. Grande. Bene, bene, bene. Stavo dicendo che Radio Vacanze appunto è la radio degli agenti di viaggio, ma a noi fa piacere condividere le nostre info, la nostra preparazione anche con il pubblico finale, che poi può chiamare in radio e essere informato su qual è il professionista che ha parlato quella sera e che cosa può fare insieme. Dunque, un'intermediazione diretta, una compagnia che facciamo 24 ore al giorno, solo turismo. Dobbiamo creare una droga, 24 ore al giorno solo turismo, chissà che ci esce fuori. Allora ragazzi, Raffaella, mia collega guida turistica di Cugno, non solo, guardia torre, esiste la qualifica guardia torre. è vero, sentinella della provincia Granda. Maremma buona, l'ha presa, la sentinella, va bene, allora lo diciamo, la sentinella di Cugno, via. Esatto. Vai alla grande. Allora sono le 19.41, fino alle 19.51 noi ci sentiamo la nostra amica Raffaella, non parlo più. Caspita, grazie per l'opportunità. Naturalmente mi puoi interrompere quando vuoi, perché sicuramente ci sono curiosità o magari aneddoti o domande che ti vengono, e quindi fatti portavoce dei nostri ascoltatori e volentieri risponderò. Ma allora, ti parlo con un entusiasmo incredibile della mia provincia, della mia, quella che io considero la città. Come Aurora ho fatto parte per lunghi anni di un'azienda gigante che si chiama Alpitour, che lo sapete, alla sede a Cuneo, ce l'aveva fino a qualche anno fa. E, per dire, la nostra formazione è stata da sempre quella votata all'outgoing. E poi, dopo che la sede è stata cambiata, ho fatto la mia scelta e sono rimasta nella mia città dopo aver visto il mondo, che continuo a vedere. Naturalmente il mondo mi affascina ed è sempre nei miei pensieri, nei miei desideri. Va da sé che nel nostro piccolo angolo di Piemonte c'è tanto da vedere, ci sono grandissimi spazi anche per noi come operatori turistici, e quindi mi sono dedicata anima e corpo, ispirandomi all'estero, ispirandomi al mondo e cercando di portare conoscenza, insomma, novità anche da noi. Se vi devo raccontare a livello, come dire, geografico dove siamo, beh, dovete guardare alla mappa dell'Italia, proprio l'angolo più vicino alla Francia. Io sono in questo momento a 25 chilometri dal confine francese. Francia, che naturalmente ci contamina a livello linguistico, quindi non ridete se chiuderò le mie frasi dicendo guarda. Per noi la parte linguistica, il nostro dialetto piemontese insieme è molto molto simile naturalmente al francese. Abbiamo francesi che arrivano nei nostri mercati durante i giorni di festa, durante gli eventi, eccetera, quindi c'è una quando vogliono mangiare, in poche parole. Quando vogliono mangiare bene, esatto. Passano il confine, esatto. E una provincia viene anche chiamata provincia Granda. Se dovete immaginarla, dovete immaginarla come una grande conchiglia completamente circondata dalle montagne che sono dominate da un re,
Noi diciamo abbiamo un unico re qui, che è il re di pietra, il Monviso, Paramount Picture, per darvi un'idea a livello iconico di forme, una grande e bellissima montagna che naturalmente ha ispirato poeti, letterati, eccetera, ma soprattutto che guida i nostri occhi tutte le mattine quando ci alziamo, ce l'abbiamo di fronte, e naturalmente coloro che fanno lo sci alpinismo in questo periodo, il trekking, che amano la montagna, ce l'hanno sempre è lì casa sua, agli occhi. È proprio la nostra casa, esatto. Ma è giusto. Le Alpi poi chiudono la parte sud, sono le Alpi Marittime, anche di questo siamo molto orgogliosi, particolarmente nevose, e questo significa che sono montagne sciabilissime. Noi amiamo dire che sono l'università dello sci alpinismo, molto frequentate naturalmente dagli intenditori, coloro che amano lo sci alpinismo, le racchette, fare gli sport invernali, che le scelgono proprio per la maestosità, per la grandiosità di queste montagne davvero molto molto belle a livello anche di impatto visivo, vi dicevo sciabilissime, e soprattutto con un'offerta anche a livello di hotel, di strutture. Quante sempre ne vuoi? Terribile. Voilà, tante, ma sempre ridimensionate, quindi non abbiamo grandi alberghi, sì, no, grandi strutture. Sarebbe un peccato, insomma, no, sennò diventeresti gommaiere, che schifo, lascia per carità. Esatto. Allora, io ti faccio una domanda e poi tu però la torre me la devi dire. Senti, il filatoio di Caroglio. Caraglio, sì. Scusa, ho sbagliato, me l'avevo pure appuntato bene, guarda. Vabbè, mi perdonate, Caraglio. Ecco, dimmi che cos'è. Beh, il filatoio è un antichissimo setificio piemontese e sta a Caraglio. Caraglio è una bella cittadina che apre ad una delle nostre valli. Prima, quando vi raccontavo delle montagne, ecco, non ho finito di dirvi che ognuna naturalmente ha una sua valle. Per chi ci guarda da fuori è evidente che insomma, la scelta può essere semplicemente come dire, di a tatto, diciamo così. Per noi naturalmente hanno un'anima, una cucina completamente diversa. Caraglio è una porta fondamentale che apre ad una delle nostre valli più piccoline, la Valle Grana, che sicuramente conoscete per il Castelmagno, che è il re dei formaggi, sempre a vincere premi su premi, veramente qui era la ragazza e non arriva a niente, che peccato, devo fare la tangente io qua. Vabbè, andiamo avanti, va, pazienza, no? Sono desolato. Questo setificio, ecco, tornando al filatoio, è antico, ha una bellissima storia. All'interno c'è anche naturalmente l'angolo dei prodotti tipici che mai manca, insomma, in tutti i nostri siti di interesse, ed è secondo me perfetto come prima tappa, o una tappa all'interno magari di un long weekend, insomma, di una settimana di vacanza, perché la parte culturale, ma davvero di grande interesse. Non immaginate una offerta di nicchia, ci vanno solo quelli che sono super interessati. Ecco perché mi è andato l'occhio, mica è scemo il romano qua, No, è assolutamente entusiasmante la visita per tutti, per dirti che prima della fine del lockdown, insomma, dell'inizio, scusate, del lockdown, quindi a dicembre, la mostra che c'era era la ricostruzione di un set cinematografico del Gattopardo, ma la lettura era fatta guardando i cimeli piuttosto che i broccati, piuttosto che i tessuti utilizzati sul set, no? Quindi vabbè, sto per ragionando. Senti, invece torniamo a Cuneo, dai, dimmi di questa torre, perché abbiamo ancora circa sei minuti. Oh, caspita, non devi accelerare, ci risentiamo, non è un problema, possiamo fare uno speciale Cuneo noi, mica è un problema. Oh, sarebbe un onore, grazie. La Torre Civica è naturalmente uno dei simboli della nostra città che ha un nome assai buffo, che a me piace raccontare quando devo farla immaginare a distanza. Tutti mi dicono: ma è un cuneo, quindi ha una forma di triangolo. Ho detto, e io dico sempre: sì, è un triangolo, ma da immaginare come una fetta di formaggio, nel senso che è in un altipiano, per cui stiamo con questa forma triangolare circondate da un torrente da una parte e un fiume dall'altro, che hanno scavato nel tempo e che hanno creato, proprio naturalmente parliamo di migliaia di anni, questa grande fetta di formaggio su cui sta il capoluogo di provincia. Abbiamo circa 56-57 mila abitanti
in questo luogo, proprio nel centro storico dove è nata nel 1198 la prima comunità cuneese, sta la Torre Civica che ha tanti anni quanti la città e che noi gestiamo. Si tratta di una struttura verticale, 52 metri di altezza, le visite guidate sono all'ordine del giorno. Ecco, una cosa che non avevo detto è che a livello turistico noi abbiamo una grandissima sostenibilità anche economica, quindi certo. Per darti un'idea, un bigliettino con la visita guidata, con tutto l'entusiasmo che ci sto mettendo adesso, sono a raccontarvela. 2,20 euro. Ma là, dura circa mezz'ora la salita in questo balcone favoloso che guarda ai tetti della città, ma anche a tutte le montagne che prima vi ho descritto, quindi favolosa. Visita guidata 3 euro per dirti, per cui i biglietti, i passi, eccetera, ci permettono di essere molto competitivi e le persone di essere molto contente di quello che vedono. Certo. Di quello che non immaginavano. Ecco, io dovessi dirti che cosa la gente mi dice quando arriva a Cuneo oppure quando se ne va, insomma, dal nostro territorio, ripetono sempre questa frase: ma chi l'avrebbe detto? Ma come mai? No? Come succede sempre, quando li porto io in giro per Roma, dico: ma è possibile che? È possibile, via con me che te mo te faccio vedere io. Mi devi promettere una cosa: noi abbiamo un programma dedicato alle guide, lo dico anche ai colleghi, alle colleghe, che si chiama Io Guida e Tu, che va in onda tutti i lunedì alle 10. Ogni guida mi chiama, può di raccontarsi, meglio di così, ragazza. Wow. Voglio dire, farò la tua esatto, però ti posso dire che è poco sfruttato dalle colleghe guide, non lo so perché, ma è poco sfruttato. Sì, potrebbe essere sfruttato meglio, ma vabbè. Assolutamente, faremo la pubblicità nelle nostre circuiti, nelle nostre rete di guida, dai, volentieri. Dicevamo, allora, dopo la torre, che si mangia? Dai, com'è? Mi hai fatto salire, mi hai fatto scendere. Caspita, cadiamo come tutto il resto nel mondo italiano, devo dire, assolutamente bene. Abbiamo all'interno del centro storico, che è un po' come tutte le vecchie città d'Italia, davvero dobbiamo fregiarci delle più belle città del mondo, ce l'abbiamo noi. Anche noi nel nostro centro storico abbiamo dei vicoletti nei quali si trovano dei ristoranti molto molto esclusivi, ma nel senso di esclusività, non pensare alla stella Michelin, non pensare al lusso, no. Pensa al cortile, alla musica, ai tavolini pochi, ben distanziati, a quei profumi, a quella sensazione che solamente i centri storici ti sanno raccontare. Io rido perché c'è la Maria Grazia Sartirana, la blogger, che deve intervenire dopo di te e dice: no, questo era il tema mio. Di Gelo Gaudenzio, vabbè, nulla finire tutta, va. Ok, allora vado sui piatti. Noi naturalmente siamo conosciuti internazionalmente, per la buona cucina, ma proprio a livello italiano naturalmente, però nel nostro Basso Piemonte, nelle Langhe, in tutta l'area delle città, eccetera, anche a Cuneo si mangia la bagna cauda, che tu riconosci. Dio, che dolore! Io la consiglio per chi deve andare alla posta. Mangia la bagna cauda e va alla posta, tranquillamente non fa la fila. Esatto, bagna cauda che giustamente ci ricordi essere fatta di olio, ha naturalmente una preparazione che è diversa, un pochino diversa a seconda del luogo piemontese nel quale la gusti, ma in linea di massima l'olio, l'aglio e le acciughe. Mamma mia, per carità. Vabbè, andiamo avanti. Ne siamo ghiotti. La cosa particolare che naturalmente ci viene sempre fatta come domanda è perché ci siano le acciughe sulle nostre tavole, quando sappiamo bene Piemonte non ha mare e in realtà avevamo bisogno di ciò che ci aiutava a conservare la carne, di cui invece abbondiamo, il sale. Quindi grazie a tutti questi passaggi contrabbandi e quindi l'utilizzo delle acciughe era dato dal coprire di acciughe i carri pieni di sale, perché naturalmente lo si contrabbandava. Voilà. E quindi le acciughe sono rimaste nelle nostre tavole e fanno parte di una dieta tra virgolette povera, che invece oggi devi dare i soldi. Vabbè, comunque. Senti, io diciamo che guarda, mi fermo qui perché poi c'è Maria Grazia, dobbiamo fare altre due città, però mi raccomando, sentiamoci nei prossimi giorni e prepariamo questa cosa Io Guido e Tu. Te la spiego a te e poi la spiegheremo anche ai colleghi all'ascolto. Io ti ringrazio e voglio salutarti con un brano che ti voglio mettere perché ti deve dare soddisfazione. L'avevo messo qui ed è un bellissimo brano di un ragazzo giovanissimo della provincia di Roma, di Latina, che si chiama Passione,
Lui è Emanuele Salvati e ti devo dire, è come te, mette tanta passione in quello che fa. È andato da un poeta, si è preso i testi di queste poesie e l'ha arrangiato in musica. Che bella! Se la devi tutta, allora. Emanuele Salvati, passione per la mia collega Raffaella, che non finisce qui. Ciao, alla prossima! Un abbraccio, ciao, a tutti, grazie, ciao.